silenzio, siamo senza microfono, ma è meglio fare così, creiamo un'atmosfera più familiare, no? Siamo tutti amici, voi ci conoscete, giusto? Sapete sì, come, come no? Perché dici di no? Siamo il Papa, no? Ah, noi vi conosciamo meglio. Cioè, non ci conoscete magari di faccia, però ognuno di noi è una faccia del Papa, messo bene il Papa, vabbè, con pazienza, e anche ognuna delle vostre facce è una faccia, tra virgolette, da Parma, che tra qualche istante poi scoprirete per quale motivo. Intanto noi del Parma vi ringraziamo perché ci state ospitando qui nella vostra casa, la casa appunto dei ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di Berceto. Ecco, qui fate parte dell'Istituto Comprensivo di Malerba, Fornovo di Taro, e va bene, prendiamo atto anche di questo, però insomma stiamo giocando qui a Berceto, un paese che è abbastanza lontano dalla città, però è più vicino al mare, quindi insomma siete fortunati a stare qui su questi monti. Siamo fortunati anche noi quest'oggi di essere ospitati da voi in un posto così ameno, ecco, come si diceva una volta. Io ogni tanto vi tiro fuori qualche parola strana di quelle che si usava qualche secolo fa, così magari ne fate tesoro e tra qualche tempo magari le diffondete anche voi. Ma perché il Parma Calcio è venuto questa mattina a trovarvi? È venuto a trovarvi perché grazie a Folletto abbiamo un progetto che stiamo portando nelle scuole che si chiama Pensa Pulito e che serve appunto a pensare pulito, non soltanto per terra e non soltanto con l'utilizzo del robottino o dell'aspirapolvere, quanto essere puliti noi dentro. E noi del Parma insomma cerchiamo di farlo in tutte le cose che quotidianamente facciamo, anche in quella che è l'attività del campo, dove ci sono dei valori come la sportività e tanti altri che poi più tardi vi ricorderemo, anche grazie alla presenza di uno dei nostri più acclamati calciatori, che lo vedete qua di fianco, Pierluigi Scaglia. Nell'arco di questa mattinata faremo due chiacchiere con i nostri giocatori, ci sarà una parte artistica dove sarete voi a essere protagonisti attraverso quei fogli da disegno che avete davanti, quelle matite che vi sono state fornite con questo kit, e lì ci farete vedere cosa significa per voi pensare pulito, perché noi adesso cercheremo di dirvelo come la pensiamo in sostanza in materia, poi sarà bello vedere come voi tradurrete il vostro pensiero su quel foglio, poi i più belli saranno anche premiati, quindi anche questa è una cosa abbastanza importante. Allora, noi ringraziamo tutti gli insegnanti ovviamente anche per l'aiuto che ci stanno dando e per l'ospitalità qui questa mattina, e ringraziamo anche a nome della municipalità. Abbiamo l'assessore alla cultura, che è la signora Enrica Zoppi, che dovrebbe essere qui da qualche parte. Venga più vicino. Dopo voi dovrebbe venirci a trovare anche il sindaco, che è la massima autorità sul territorio. Però, tanto che lo aspettiamo, ma ci accontentiamo. Io preferisco lei, guardi. Dopo poi quando arriva il sindaco, dopo poi ovviamente non gli darò la posa. In realtà Pablo si fa così, sono questi quei veri valori che appunto volevamo trasportare. la sincerità, appunto, ecco, che questo che prima di tutto. Allora, grazie appunto per averci invitato, insomma, noi siamo contenti di essere qua, ma ecco, come mai ci avete voluto così fortemente? Allora, diciamo che dopo il vostro suggerimento noi vi abbiamo voluto fortemente. Beh, i nostri ragazzi, quelli più grandi, quelli che conosco meglio, chiaramente sono tutti dei tifosi, tanti di loro giocano a calcio e molte volte vengono anche ripresi perché nella loro vita sembra esistere solo il calcio, no? E allora alcune... Non ci siano interferenze. Insomma, ci sono varie interferenze, però il posto per il Parma rimane. Accontentiamoci. C'è chi ha giocato molto ieri sera e quello mi prenderà molto in più perché io sono anche io. Posso? Non ho sentito. Sono un po' duro d'orecchio. Ma io preferisco il sindaco, lo sapevo. Il sindaco conosce
niente di saggio. Ah, no. Io conosco stadio, poco, però loro mi illuminano sempre, mi illustrano, eccetera. E quello che magari conta maggiormente, quello che mi piace, del pensa pulito. Sì. Pensa pulito che fa parte di tante cose, pensa pulito che dobbiamo tenere pulito il nostro territorio, e che è stupendo come avete visto, dobbiamo tenere puliti noi stessi, quindi con l'onestà del pensiero, con l'onestà di comportamento, col senso civico che manca sempre di più, quindi mi sembra giusto cominciare fin da piccoli magari a basarsi su questi principi fondamentali. Se le persone sono pulite, probabilmente anche il mondo è pulito e ci guadagniamo tutti. Adesso c'è la massima carica del Facciamo arrivare al massimo rappresentante del territorio. Venga il sindaco. Un bel cetese che adesso ti diamo... Abbiamo un sindaco così, perché insomma, conosciamo il Salerno. Un applauso, no, da questi nuovi cittadini, diciamo così. E quindi molto bravo anche il suo assessore che ha spiegato bene, insomma, il senso della nostra presenza questa mattina qui a Vercento per pensa pulito. E ora insomma vorremmo sentire anche il suo benvenuto a noi. Benvenuto al Parma, glielo diamo volentieri anche stamattina, però glielo daremmo ancora più volentieri se usassero le nostre strutture sportive, quello sarebbe benissimo. Facessero il ritiro a Vercento, che così vincerebbero il campionato senza stipolare. Ci sono le notizie, abbiamo l'aria più buona. L'aria più buona e pulita. Credo che sia bello che una società di calcio, di professionisti, abbia questo pensiero che non ho colto nel suo insieme se non pensa pulito. E mi rivolgo anche al discorso proprio dello sport, che dovrebbe essere una cosa bellissima e invece tante volte, come sapete, come si vede, negli stadi, ma non solo negli stadi, comportamenti dei tifosi, non è un comportamento pulito. A volte non è un comportamento pulito neanche quello dei giocatori, e questo è molto grave perché, soprattutto per i bambini, i giocatori di calcio sono visti un po' come un esempio. Quindi se un giocatore non fa bene, procura un danno non solo alla sua società, non solo ai suoi amici, ma anche ai tanti bambini che lo ammirano come campione. Il calcio è una cosa bellissima che dovrebbe rimanere tale, soprattutto quando si è bambini, quando si gioca per divertimento, che dovrebbe essere già importante semplicemente giocare. E un tempo era così, perché i genitori non avevano neanche piacere che i bambini giocassero a pallone, giocavamo molte volte di nascosto, senza tante magliette, molte volte senza arbitri. Però la casa della gioventù era molto bella, quando trovavano un arbitro per poter fare una partita, anche se di nascosto, era comunque una cosa bellissima. A Vercento ci sono dei genitori che sono molto bravi, insieme ai dirigenti delle nostre squadre, che usano il centro sportivo, che come campo è ritenuto molto bello e tenuto bene anche come fondo. Lo dico perché il giocatore del Parma, soprattutto se ritornano nelle serie importanti che sono state sino a qualche anno fa, sarebbe bello averceli a Vercento. Voi sapete che un allenatore di una squadra di Serie A, che è l'Inter, è di Vercento Pioli, quindi vedete sempre, soprattutto suo padre, perché gestisse insieme a Don Giuseppe il Gres, ma vedete anche Pioli quando se lo può permettere e viene sempre anche volentieri. Dicevo che i dirigenti delle squadre del Vercento e anche tanti genitori si impegnano a far giocare i bambini. Speriamo anche di fare altri sport come la pallacanestro, non solo il calcio. E abbiamo una bambina bravissima, una ragazza. Ormai non è più una bambina perché ha 16 anni, che la settimana scorsa è stata chiamata nella nazionale di pallacanestro, ed è la Sara Franceschini. Ciao Sara! Thank you.
se non c'è, le dediamo un applauso. Sì, alza i suoi dirigenti. I suoi allenatori dicono che lei è bravissima perché si impegna molto e quindi anche nello sport ci vuole impegno e lei si sta impegnando molto. Le bambine a giocare a pallone sono bravissime, tra calcetto e chiaro c'è una squadra di calcetto femminile che si divertono molto. Poi speriamo di fare anche altre cose come la danza e c'è un bambino, solo un bambino che va a fare danza, che è il più furbetto perché insieme ha sempre 7-8 bambini e si diverte, è molto bravo, abbiamo un futuro campione di equitazione che è ancora un po' rotto però perché da cavallo si cade. E l'anno scorso sul ponte della strada che va a Calestano c'era il presidente della regione Bonaccini Stefano che vi ha fatto tutti i complimenti perché l'avete ricevuto con un bel ballo. Comunque, credo che queste iniziative da parte delle associazioni, delle società del calcio siano molto belle e utili e senz'altro vi spiegano quelli che sarebbero i principi dello sport. Noi poi abbiamo anche un altro campione che ormai è anziano, che viene anziano. Lui dice di no, lo è, che è Carlo Devoti, che è stato della pallavolo uno molto bravo, è venuto anche con tanti suoi compagni di squadra quest'estate, con altri dirigenti anche del CONI, e hanno illustrato veramente bene che cosa dovrebbe essere lo sport, che cosa è stato e che cosa può tornare a essere. E quindi quest'estate, durante il Festival Internazionale dei Giovani, almeno i bambini che rimangono a Bercento, che non vanno a fare le vacanze da qualche parte, con Devoti cercheremo di organizzare ancora con questi dirigenti sportivi. E c'era anche una ballerina molto brava che mi sfugge il nome. Mi sfugge il nome anche a me, però molto brava, quest'estate che sono arrivata a vista. Che spiegava queste cose che in pratica sono tutto quello che può aiutare a pensare pulito, che è lo slogan bellissimo della, della squadra di calcio del Parma. Quindi io vi ringrazio, torno in comune, vi dispiace, però abbiamo tante cose da fare, stiamo seguendo quel nuovo sistema che vi hanno spiegato qua ad Arceto, che vi hanno spiegato anche a scuola, che è compostaggio domestico e compostaggio di comunità. Perché la cosa più importante è anche tenere pulito l'ambiente, che non è semplice. I bambini sono i più bravi a farlo e lo riescono a far fare i loro genitori, i loro nonni, e sono loro che gli insegnano, questa è una cosa bellissima. Molto bene, grazie, signor sindaco, sia saluto, ciao, per il tempo che ci ha dedicato. Guarda Giuseppe, anche se non lo dice, è di Bercento e adesso ci regalerà il castello di Valbona che metteremo a posto, che è bellissimo. Va bene, ciao qua. Il Giuseppe di cui parlava è il nostro Giuseppe Squarcia, che adesso è impegnato, diciamo, nel documentare la nostra giornata, ma che è, come dire, il nostro trade union con il mondo del tifo. Questo per completare la presenza chiaramente della squadra del Parma, al di là di Pierluigi Scaglia che conosceremo meglio tra alcuni istanti, c'è l'intera squadra del marketing commerciale che è guidata da Mattia Incannella, che è il più alto di tutti, dopo poi via via con l'altezza si scende verso gli altri componenti della squadra del marketing commerciale. Qui davanti a me abbiamo Giuseppe Pio De Cristoforo, dice Luca Vascelli, non vedo Gaetano Imbrotta e neanche Scaccabarozzi in sala, ma comunque anche loro hanno collaborato alla migliore riuscita del nostro appuntamento di questa mattina. Allora, mi sembra di aver percepito, ascoltando le parole dell'assessore, che qui dentro non ci sono soltanto tifosi del Parma, ma ci sono anche tifosi di altre squadre. Allora, forse per chi già tifa Parma non sarebbe necessario sapere perché noi siamo Parma, però siccome siamo buoni, diciamo così, apriamo le porte anche ai tifosi di altre squadre che volessero tifare per la crociata, io direi di dare un'occhiata a questo video che vi spiega per quale motivo noi siamo Parma e soprattutto cos'è il Parma e per quale motivo il Parma questa mattina
si è avvicinato a voi venendovi a trovare. Appena preso il conto, possiamo farlo. Grazie, a dopo.